Cascina in arrivo e antenne dritte in casa Amaranto. La formazione pisana non sarà certo un cliente da sottovalutare. Con 7 punti all'attivo, ragazzi di Polsella hanno la fama di essere una squadra difficile da affrontare. Ne sa qualcosa la San Giovanese, che di recente l'ha incontrata. Per l'Arezzo dunque non sarà una passeggiata, soprattutto sotto il profilo psicologico. La botta di Gavorrano deve essere assorbita prima possibile e deve essere anche da monito. Il campionato di Serie D non è una passeggiata. Il lotto dell'avversario presenta un quadro da non sottovalutare. Non sono da escludere per la matricola pisana delle novità. Pina e Campaner si stanno scaldando. In difesa serve uno che sappia meglio impostare il gioco, mentre nelle corsie esterne non sempre sono arrivate delle risposte rassicuranti. Da capire se davanti ci saranno dei movimenti. Le quotazioni di Muzzi sono in netto rialzo. Il giocatore oggi si è presentato in versione Marines, con un taglio tattico dei capelli che ha accentuato la sua già nota combattività. Capitolo infortunati: Biondi è tornato a corricchiare, mentre solo domani verranno fatti gli esami strumentali per il capitano Nello Cutolo, che oggi ha seguito la squadra a bordo campo.